Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della parola, così anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teofilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. insegnamenti. In quel tempo Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nazareth, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: "Lo Spirito del Signore è sopra di me. Per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annunzio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, e rimettere in libertà gli oppressi, e proclamare l'anno di grazia del Signore." Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: "Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato." Parola del Signore. Solo una breve riflessione. Desidero con voi, fratelli amati, condividere, ascoltando già le letture di questa domenica terza del tempo ordinario, dove Gesù ci viene presentato nella sua cittadina di Nazareth, dove era cresciuto, dove era stato allevato. E lì, come al suo solito, entra nella sinagoga in giorno di sabato per la preghiera e gli viene donato il libro, il rotolo del profeta Isaia, perché lo proclamasse, per fare, potremmo dire, questo servizio alla parola profetica. E poi ci si attendeva da questo rabbì, da questo maestro in Israele, e qualche parola. Anzitutto Gesù nel rotolo del profeta Isaia omette, o meglio, non legge, un passo che era carico di aspettative da parte dei suoi connazionali, dei suoi contemporanei. Giorno di vendetta del nostro Dio, tutti ci aspettiamo la vendetta quando succede qualche cosa che non va e che altri ci possono magari procurare qualche danno, subito invochiamo sta vendetta di Dio, questa giustizia divina. E Gesù invece bypassa, potremmo dire, questo versetto, perché il compito di Gesù non è tanto quello di applicare una giustizia divina con i nostri parametri della giustizia, bensì di
di portare quello sguardo, quella carezza di misericordia ai cuori degli oppressi, ai poveri, dare un messaggio di speranza, il lieto messaggio, la lieta notizia, e mettere in libertà gli oppressi. Queste sono le aspettative che Dio non disattende, ma anzi compie in Cristo Gesù. Ed ecco che Gesù dichiara: oggi, potremmo dire quasi da oggi, si compie questa scrittura che voi avete ascoltata. E quando noi ascoltiamo la parola di Dio, la parola di Dio realizza le sue promesse. Oggi ancora una volta Cristo Gesù ci parla e ci dice che Lui viene a dare una bella notizia a ciascuno di noi. Ogni tanto a casa abbiamo i biscottini che ci hanno gentilmente confezionato, e dentro c'è un passo, una parola, un augurio. Non si tratta di aprire il biscottino della fortuna per sapere, ecco, questo buon auspicio, ma che si realizzi la parola di Dio. Dio è fedele alle sue promesse e il Signore compie la sua parola. Quanto Egli ha detto, Lui lo realizza. E passeranno secoli per realizzarsi le antiche profezie, passano ancora secoli prima che Egli attenda al suo ritorno glorioso nella gloria, ma questo lo fa per darci un tempo di conversione, uno spazio, e potremmo dire perché noi possiamo fare spazio a Lui nel nostro cuore, per proclamare quella liberazione a quanti si sentono oppressi, prigionieri. Dio non manca di scardinare quelle che possono essere le sbarre, spezzare quei vincoli, quei ceppi, quelle catene che ci vengono imprigionati. Il Signore viene a liberarci, a sciogliere ogni legame iniquo nella nostra vita. E ancora viene a darci uno sguardo per farci vedere quello che altrimenti altri non vedrebbero e che noi con gli occhi degli altri non possiamo vedere. Il Signore viene a donare la vista ai ciechi, ma viene a donarci quegli occhi di misericordia per cui poterci chinare sulle sofferenze dei poveri, dei sofferenti, per condividerne le gioie, le speranze, le attese, le preoccupazioni, e ancora a rimettere in libertà coloro che sono oppressi. Ecco quello che fa il Signore per noi. Viene a donarci la libertà. E perché ci dona la libertà il Signore? Vedete, tutti quelli che liberavano gli schiavi al tempo di Gesù, quando qualcuno andava e sconfiggeva il padrone degli schiavi, quegli schiavi venivano trasferiti da un proprietario all'altro. E noi tante volte, ecco, rischiamo di entrare in questi schemi di schiavitù, dove invece il Signore ci ha liberati, ce lo dice la parola di Dio, per la libertà. Egli ci libera non per legarci, per tenerci al guinzaglio, ma per lasciarci liberi, perché ogni giorno noi possiamo scegliere di stare con il Signore. E la scelta di stare con il Signore è una scelta personale. Concludo, anche nella comunità. Nella comunità non si viene perché si è obbligati, ma si viene per dichiarare la propria disponibilità al servizio dei fratelli, dove tutti dobbiamo essere ben compaginati, tutti dobbiamo compiere ciascuno la propria missione, la propria funzione, esercitare il proprio carisma, il proprio talento per il bene dei fratelli. E il beato apostolo Paolo usa la similitudine del corpo, dove ci dice che non tutti possono essere occhio,
non tutti possono fare quello che fanno gli altri. Noi dobbiamo scegliere quello che dobbiamo fare perché sia la nostra particolarità, perché sia, potremmo dire, il nostro essere, il nostro agire all'interno di una comunità in armonia con tutto il resto e poter realizzare quella volontà di Dio all'interno della comunità dove ciascuno di noi trova la piena realizzazione e permette alla comunità di realizzare la presenza di Dio, la presenza di Cristo che è il capo, la testa, è Lui che ci deve dare le indicazioni giuste e noi dobbiamo fare quello che Lui ci dice. Ecco la bellezza della parola di Dio. Dio non si dimentica di noi, anzi ci parla. Volesse il Signore mettere nei nostri cuori quella stessa commozione che hanno avuto i concittadini dello scriba Esdra quando leggeva la legge del Signore e si sono messi tutti a piangere. E poi il Signore ha detto: dice al mio popolo che oggi non devono piangere, non devono fare neanche lutto, non hanno motivo di piangere. Cioè, ma stanno piangendo per la gioia, non devono piangere neanche per la gioia. Per la gioia si sorride. È vero, tante volte noi entriamo nelle nostre chiese, perdonatemi fratelli carissimi, se non usciamo come eravamo prima, a volte pure peggio di prima, perché la parola di Dio non ci raggiunge, ma non perché Dio non ci parla, è perché noi siamo distratti, chissà che cosa stiamo pensando, chissà quali sono le nostre preoccupazioni. Se invece ci lasciassimo raggiungere dalla parola di Dio, ecco che la parola di Dio compirebbe i miracoli nella nostra vita. Forse qualcuno di noi ha già sperimentato qualche miracolo, proprio perché è la parola di Dio che compie meraviglie, che guarisce, che sana, che libera, che dona luce, che dona pace, che dona quelle meraviglie, realizza quelle meraviglie che solamente Dio può realizzare nella nostra vita. Ci accompagni l'intercessione di Maria Santissima, Madre di Gesù e Madre nostra, la quale, come abbiamo ascoltato domenica scorsa alle nozze di Cana, ci raccomanda quello che Lui vi dirà, fatelo, qualunque cosa Lui vi dica. E noi dobbiamo veramente essere attenti all'ascolto della parola di Dio per comprendere ciò che Lui ci dice e farlo. E casomai non lo comprendessimo, iniziamolo a fare. Può darsi che lo capiremo strada facendo, come cantava qualcuno, lo scopriremo solo vivendo, solo quando tu vivi la fede, scopri la bellezza della tua vita di fede, solo quando vivi con Gesù, scopri la bellezza dello stare con Gesù e vedi come la tua vita ha quel colore, quel sapore, quella meravigliosa armonia che solamente Gesù può mettere nella tua esistenza. Sia lodato Gesù Cristo.